Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di Warm Age. No, non è l'ultimo film di Hollywood, il Warm Age. Il Warm Age è un distanziale a bordo caldo o una canina termica. È praticamente un bordo perimetrale che va a sigillare il vetro appunto nel suo perimetro, che può essere, e non ti consiglio, in alluminio perché è un materiale che conduce, oppure può essere appunto a bordo caldo. Non è importante come lo chiami, che sia un warm age, che sia a bordo caldo, che sia una canina termica, è importante che sia presente, perché purtroppo io ho fatto tanti articoli che parlano di questo aspetto, però l'anno scorso, 2019, al MADE a Milano, che è una fiera internazionale, una delle più importanti nel mondo dei serventi, io ho visto che anche lì più dei due terzi degli infissi montati avevano questa canarina qui in alluminio, che puoi riconoscere da questo bellissimo colore alluminio argento. È una canarina che una volta era solo questa qui disponibile, quindi utilizzare quella per forza, ma oggi esistono materiali molto più performanti e molto più termici che ti mettono a riparo dai problemi di condensa legata appunto alla canalina, perché con questo tipo di canalina qua cosa succede? Si crea un ponte termico lineare su tutto il perimetro del vetro che ti porterà in inverno molto probabilmente, io direi il 100% delle possibilità, di avere la condensa. Se parliamo con un infisso a tenuta, perché se è un infisso di quelli in legno di una volta senza guarnizioni che passa aria, diciamo che è tutto talmente scarso che le temperature non sono un problema. Però in una casa nuova, in una casa ristrutturata con infissi di ultima generazione, ti posso assicurare che con questa canalina, anche aprendo le finestre o anche installando un sistema di ventilazione meccanica controllata che quindi ti tiene l'aria con un'umidità relativa bassa, avrai molto molto rischio di condensa. Oltretutto considera che lei ti porta dentro tantissimo freddo, perché l'alluminio è un materiale che conduce in inverno e ti porta dentro anche tanto caldo in estate. E se tu vuoi fare un conto di quanti metri hai di questo perimetro di vetro all'interno di un'abitazione, ti renderai conto che potresti avere anche 50, 100, 150 metri di un materiale che ti porta dentro del freddo o del caldo a seconda della stagione. Quindi io te lo sconsiglio assolutamente. Uno, per un discorso di fame energetico, e due, per non avere problemi di questa bruttissima condensa attorno al perimetro del vetro. Stacci molto attento, perché i due terzi del mercato sono ancora questo tipo di canaline, e ricordati, o warm age, o canalina termica, o distanziale a bordo caldo, non è importante come la chiami, ma è importante che non sia in alluminio. Puoi approfondire questo tema leggendo gli altri articoli sul blog www.blogbisacchi.it o nel mio libro Scegliere le finestre facile con sistema Bisacchi. Lo trovi su Amazon, edizione cartacea o edizione elettronica. Ciao e al prossimo video!